Il suono delle motoseghe ha risuonato per tutto il giorno sabato sull'altopiano di Montemagno, nel comune di Camaiore. Ma questa volta, invece di annunciare abbattimenti e distruzione, hanno fatto da colonna sonora alla creazione artistica. Si è infatti svolto, organizzato dal Comitato Paesano, con il patrocinio del comune, il secondo simposio di scultura lignea. Sono stati quattro gli artisti che hanno risposto all'appello di Marco Morotti, Ivan Butelli e Luca Simoni, provenienti da Cantagallo nella provincia di Prato, e William Rossi ed Eros Lazzaretti, che hanno raggiunto Montemagno dall'altopiano di Asiago. Ed è proprio dal nord Italia che si sviluppa maggiormente questa vera e propria arte, ma l'obiettivo è quello di trasformare Montemagno in una sorta di capitale del centro Italia della scultura lignea. Noi stiamo costruendo in questo nostro obiettivo, la sfida è stata di portare un qualcosa di innovativo, perché queste cose qui si vedono soltanto in Alta Italia e in particolare i paesi del nord. Il far diventare Montemagno un qualcosa di innovativo e di importante è stata una grossa sfida. I tronchi di legno da cui sono state ricavate le sculture provenivano da abbattimenti effettuati a causa della pericolosità delle piante e destinati a divenire cippato. Da un materiale che si sarebbe perduto dunque, sono state create queste sculture che verranno esposte al Lido di Camaiore nel capoluogo, prima di venire collocate definitivamente accanto a quelle realizzate nel precedente simposio.